Onorevole Versace, oggi è, come lei ha ricordato nel suo intervento, la giornata mondiale delle persone con disabilità. È stato presentato un emendamento che lei ha detto essere molto importante, però è un problema culturale che va affrontato. Il 3 dicembre è una giornata importante perché ci permette di tenere accesi i riflettori su tematiche che altri non reputano prioritarie. La giornata mondiale delle persone con disabilità compie 40 anni, 15 dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tanto è stato fatto, ma tanto ancora si deve fare. Ne abbiamo parlato anche stamattina alla Camera dei Deputati, grazie ad un'iniziativa appoggiata dal Presidente Fico con la Ministra Stefani, la collega e amica Lisa Noia. Serve lavorare molto di più per smuovere le coscienze, per sensibilizzare la gente su quanto c'è ancora da fare, soprattutto sull'abbattimento delle barriere culturali. Certo, in Senato oggi è stata un'importante occasione, grazie anche all'impegno di Fiaba Onlus, nel farci presentare questo emendamento assolutamente trasversale, presentato da più gruppi. Il fatto che tanti parlamentari e tutti i gruppi politici lo abbiano depositato e appoggiato è molto significativo, perché ottenere il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche, o comunque innalzare la percentuale come incentivo fiscale, è assolutamente doveroso, ma serve anche che ognuno di noi, per le nostre competenze, non trovi delle lacune normative come alibi. Occorre soprattutto sensibilizzare la coscienza della collettività. Ecco, anche a questo serve la giornata come questa, per ricordare che disabili non sempre si nasce, a volte lo si diventa, e soprattutto che la disabilità sta negli occhi di chi guarda. È dovere delle istituzioni, è dovere dello Stato, è dovere nostro, di ogni singolo cittadino, agevolare quell'inclusione sociale tanto acclamata, ma ancora oggi poco effettivamente raggiunta.